Dopo la sconfitta dei francesi nella battaglia di Bremen, la Normandia tornò nelle mani di Re Enrico. Ma un anno dopo, la sua fortuna si trasformò in tragedia. Nel 1120, suo figlio ed erede Guglielmo Adelin morì in un naufragio. Il futuro del regno di Enrico I era in pericolo. A Enrico serviva disperatamente un erede. Senza alcun figlio maschio legittimo ancora in vita, ruppe la tradizione e scelse sua figlia, Matilde. Enrico fece prestare giuramento ai baroni per accettare Matilde come regina. Ma quando il re morì, infransero la promessa. L'Inghilterra non sarebbe stata governata da una donna. Il cugino di Matilde, Stefano, colse l'occasione e pretese il trono. La crisi si spostò nella capitale. Stefano fu incoronato nell'abbazia di Westminster. Ma Matilde voleva ciò che le spettava. Aveva trovato dei potenti sostenitori che avrebbero combattuto Stefano per il suo diritto a regnare. Il loro conflitto travolse l'Inghilterra in una guerra civile. La battaglia infuriò per tutta la nazione. Nel 1141, tutto si concentrò su una delle città più strategiche del regno, Lincoln. Gli alleati di Matilde conquistarono il castello. Ma Re Stefano era determinato a riconquistarlo. Assediò il castello. Ci fu uno stallo. All'alba del 2 febbraio, tutto stava per cambiare. Il fratellastro di Matilde, Robert di Gloucester, corse in suo aiuto. Le forze di Robert si avvicinavano a Lincoln e l'esercito di Stefano si allontanò dal castello. Robert poteva conquistare la corona, ma solo se il suo esercito avesse vinto. Salve a tutti amici e ben ritrovati, sono i vostri Mitter, eccoci qui in un nuovo episodio di Age of Empires 4. Siamo qui con la cappella dei Normanni pronti a continuare l'avventura odierna. Ora, quindi, dopo i fatti della Normandia, di Enrico I che sconfisse prima il fratello e poi la di Francia, perse il figlio maschio e quindi lui ha fatto questa grande azione, ossia vuole sua figlia, imperatrice addirittura, imperatrice Matilda al capo. Come ho visto, hanno accettato e poi rifiutato con una scaltrezza. E qui siamo nella una delle tante guerre civili inglesi. Ne seguono tante altre, per mancanza di eredi. Basta pensare alla battaglia delle Rose tra i Lancaster e l'altra famiglia era Lancaster. Non mi ricordo l'altro nome, non mi veniva in mente. Ma poi alla fine di questa battaglia prevalse la dinastia Tudor, corta ma fatta di grandi re. Lascia stare questo. La regina dovrebbe. Ora c'è questa battaglia fra. Quindi il re. Tra il re de facto, che era Stefano, Matilde, che è la regina degli Ure, e il fratellastro di Matilde, Robert, che però diceva qui può diventare lui re. Dove tutto cattura il. Ah, per spezzare l'assedio, Robert ha potuto cattura il re. Però non si capisce se è lui punta la corona oppure no. Sai il fatto che ovviamente questa impostazione mi piace di più. Cioè, iniziare la storia prima del gioco, così la posso replicare due volte in fine video e inizio un altro video, solo una volta basta, va bene, così sarà ugualmente ricco il video. Altra cosa, da lì è queste, bin commentato, sono veramente eccezionali, in più, ora ci penso, sono anche come da catalizzatori del turismo, in quanto tu vedi la città, magari dici, oh, ma che bella, come penso io adesso, guarda che bella città di Lincoln, vorrei andarci. Era un po' un'idea. Comunque ragazzi, bando le ciance e andiamo alla battaglia. Let's go! Le forze di Robert di Gloucester si avvicinavano a Lincoln. Il loro compito? Liberare il castello dall'assedio di Re Stefano,
Mentre dietro le mura di Lincoln, le truppe leali a Matilde difendevano il castello in nome dell'imperatrice. Come primo passo, le forze di Robert avrebbero preparato un'imboscata per impedire ai rinforzi nemici di unirsi all'esercito di Re Stefano. E allora, eccoci qui. Luogo dell'imboscata è questo qua, ma io ho pochissime forze da dire. Ho tutti i buoni al cavallo, esploratore, esploratore, esploratore. Ok, andiamo a vedere un po'. Io conosco soprattutto in dal lungo la boscata postare un flotto su un tempo di azione. Ok, quindi mi metto qui. Mettetevi qui e mantieni posizione. Dove sta? Fai la carcassa, guarnigione. Ok. Vedi tutte. Non si muovono. Sì, ho tutte messe. Ok, l'imboscata è pronta per andare. Gli uomini di Robert si nascosero in un boschetto riparato e rimasero lì in attesa del nemico. Ok, ma con gli esploratori che devo fare? Gli esploratori mi ricorda anche molto, sinceramente, la battaglia che di Cesare nella prima rapidamente battaglia di Vegigetor contro Vegigetor, cioè un contenuto della città che però appunto era così che c'era loro furbescamente hanno assetato la città, la capitale del Regno Gallo, e allo stesso tempo pensavano basicamente di chiudersi la loro assedio, così che le forze nemiche esterne non potessero raggiungerli. Una bella mossa, devo dire. Guarda a fare questo, va. Ok. Fallo prima a vedere quanti uomini. 36 uomini, ok. Tornate. Robert sconfisse la prima ondata dei rinforzi di Stefano, ma sapeva che ce ne sarebbero state altre. Sì, ma io Robert non lo vedo, scusa, in che senso è? Non lo vedo. Io non lo vedo, ah, qui sono gli altri, ok. Logo dell'imboscata, devo spostare tutti qui. Veloce, veloce, veloce. Veloce. E vabbè, non ce l'ho fatta. Penso che mi abbiano visto, così, ha intuito. Il esploratore no, il esploratore è quello che qui sta a fare. Da presso un uomo, molto bene. Ah, in che scopo posso combattere? Andate voi a fare gli acceli, va. E io non sapevo che andavo a spostarmi in altro luogo, non è giusto. Ammazzate a tutti, vai, stai cercando di scappare. Con nonchalance. Ancora vivo questo, oh. Ancora sono vivi questi, ma morite. Per Diana e per Zeus, perfetto. Sono eliminata. Avendo eliminato altri rinforzi di Stefano, sì. Robert stava costantemente minando l'assedio. Esatto. Tutto quando viene da questa parte, mi mettete da questo punto qui, quasi quasi, piega arrivi magari, velocemente. Eccoli qua, tutti i miei uomini. E facciamoci me. Mantieni la posizione. C'è uno qui rimasto. Ah, gli esploratori. Vabbè, gli esploratori posso farsi i fatti loro. Attacchiamo la rovia. Perfetto così. Scoutes
anche questi stiamo eliminando con molta classe. Tutti qui. Ma come scappano? Ma come scappano? Dove andate? Vi faccio male. Nascondetevi. Anche voi. Decimarono i rinforzi di Re Stefano ed erano in procinto di spezzare l'assedio. Addirittura. Continuando ad avanzare verso Lincoln, Robert inviò una grande compagnia di rinforzi in aiuto della sua avanguardia. Per indebolire ulteriormente l'assedio, Robert avrebbe dovuto tagliare i rifornimenti di Stefano. Così prese di mira la vicina città di Mercato. Ok, va bene la cittadina. Ok, con questi qua rimandiamo una cittadina. Vediamoci per le strade con molta calma. Gli spettatori vanno avanti, vanno a farmi un po' di punto scouting per vedere un po' come, come va. Eccoli lì, attenzione. No, 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 statemi qui. Nascosti, mentre questi uomini vi attaccano questi uomini alle spalle, così, con molta calma. Piano, mi raccomando, nascosti, non fate casino, per favore, che ho qui gente che sta lavorando. Fammi un campo. Ecco gli amici tutti. Un attimo aspettiamo e poi attacchiamo con molta forza. Anche i scapoverini, curiamoli. Quindi, uno e due. Ma qui sono terceri, ah. Quanto fuoco come farlo qui. Allora. Attenzione, tutti attaccano. Io non volevo così. Bravi così, bravi così. Non fate questi, fate gli scout, non sono questi. No, non sono più scout, ok. Attacchiamoli tutti così, senza pietà, senza pietà. Quello è molto male male. Città di mercato, dove distrugge città? Ok. I propri cittadini. Così lasciate in vita loro, cittadini, va. Andate sulla città e basta. Così hanno, non ho più rifornimenti e... meglio così. Altri alleati vengono. Grazie alla causa di Matilde, un grande gruppo di cavalieri arrivò a Lincoln per sostenere l'esercito di Roma. Oh, quanti assemi ci metti qui? Gli archi qui. Con la città di mercato distrutta, le scorte di Re Stefano iniziarono a diminuire. Questi si sono buone. Cavalleria. Se si vuole fare, grazie. Robert ricevette la notizia che le truppe gallesi, sotto lo stendardo di Matilde, erano in viaggio per unirsi alle sue forze. Pure i gallesi. Ma Re Stefano faceva sorvegliare attentamente le strade per Lincoln e il percorso non era privo di rischi. O gaelici, forse. Per i possenti gallesi. Come? Mi aiutarli? Ma dai, non c'ho più... Che scatole. Io mandai così quasi i miei uomini. Li mandiamo tutti, dai, mandiamo tutti, va così. La città qui sarà distrutta, pensiamo a ripulire la zona. Magari facciamo un bel campo a spennare. No, 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 facciamo una cosa. Uomini tre qui, al ponte, e i due. Tutto qui fanno un bel campo. Dove stanno questo? Mentre erano diretti a Lincoln, gli alleati gallesi di Matilde furono attaccati dai soldati del re. Oh, maledetti. Avrebbero dovuto aiutare i gallesi se volevano il loro aiuto per spezzare l'assedio. Ok, non puoi non sfigare gli uomini. Ecco i sono tutti arrivati. Adesso sono tutti arcieri. No, sono pure uomini così. Allora, attenti, fatemi qui. Andate a fare solo gli arcieri voi. Non ci pensano i loro.
Così, quiz totale. Vuoi stare qui? E voglio andare qui. Lascio fare i pazzi, lascio fare, guarda. Ma proprio si stanno curando nel frattempo. Ok, qui sono. I tre possono ritornare a casa. Unendo le forze sulla strada per Lincoln, le truppe alleate di Matilde si avviarono verso il castello per spezzare l'assedio. Ah, da qui penso. Quanti salvataggi stanno facendo? Mettiamoli tutti qui. Così partiamo da qui a sto punto. Che magari qui non si aspetta nessun attacco. Perché, cioè, se i loro uomini sono curati. Un poco devo curarli, mi sa, un poco poco. Ma poco poco poco, raga, non tanto. I muovi stanno muovendosi, perfetto. Farò un bel campo da fuoco. Abbiamo 78 uomini. Sembrano pochi, devo dire. Attenzione, oh. Oh. Ah, baby bow. Ok, ora sono 103 uomini. Tutti fatti. Ci mettiamo qui. Tutti morti? Anzi, aspettami qui, aspettiamo. Tutto a curarsi e poi partiamo per la grande caccia. Tu fammi qui, va. Perfetto, siamo tutti curando. Tranne questi. Scusa, perché devo fare figli. Tutto a curarsi. La vita già attiva, maledizione. Come dire, mettiamone più verso qua. Ecco. Due qua. E uno qua. E tutti si cureranno così, i caruccetti che sono. Guarda che sono caruccetti. La campo solo lì in funzione, mi sa. Solo con gli acceri. Vabbè, dai, su, iniziamo a muoverci adesso qui, dai. Dai, su, alla fine siamo a 103.000 uomini. Siamo in difficoltà facile. Dovrebbe essere fattibile per noi uomini d'altri tempi. Allora, gli uno sono gli ancieri. Dove sta? Ah, sono tutti qui, ok. Cosa c'è dai Lincoln, adesso, no? I giovani sono i nostri alleati, i Matilde, i verdi sono i gallesi. Faccio qualcosa? Da qualcosa? Ah, forse solo il ponte. Va bene, allora, dai, su. Gallesi, i gallesi, penso che gallesi qui, tranne che non sono del punto orazione gallesi della Francia, sono di qui, ma penso più gallesi, sinceramente. Mi sembra molto più fattibile la cosa. Luogo. Tutti contenti. Credo che possa utilizzare loro. Le forze di Robert individuarono un grande distaccamento di soldati di Re Stefano a guardia dell'ingresso del castello. Per liberare Lincoln avrebbero dovuto sfondare il blocco e piegare l'esercito. Facciamo arco contro arco, scusate. Ah, ce ne sono loro, ok. Entri tre, aspettiamo un po' perché qui ci moriamo male, mi sa. Eccoli qui che arrivano. Via 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 arcieri, via 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 arcieri. Poi vanno qui e una sedia alle spalle. Oh, e due. Ma attaccami qui, che mi... Perché l'uno... Perché lui mi va qui l'uno? Ah, due. Via 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 via, ho solo due arcieri rimasti. Via via via, qua dietro, qua dietro.
C'ha solo due arcieri che poi prende gli arcieri per attaccare, maledizione. Ok. Le forze di Robert dispersero l'esercito del re, lasciando l'accesso al castello incustodito. Entra a Lincoln, ok, io mi... sì dai, entriamo a Lincoln, tutti così trionfali. Facciamo qui... facciamo un po' su e curarsi qui. Sì, può essere questo, Bazir sarà il consiglio. E anche questa missione sarà fatta, molto bene. Se andò qui molto gli velocemente. Gli uomini di Robert finalmente si unirono alla guarnigione di Lincoln. Ora avrebbero potuto usare il castello per rafforzare l'esercito. Per spezzare l'assedio, dovevano distruggere gli accampamenti nemici che circondavano il castello. Ok, quindi ho qua... ed è più quello centrale iniziale e poi questi che sono insieme, va bene. Iniziamo con questo di qua. Si può uscire? Da qui si esce, ok. E mi stanno curando? No. Allora, 4. Posso costruire, penso... ah, sì, posso costruire, forse. Dammi un po', c'è che sono a corto di arcieri, sinceramente. Anche palestrieri, sì. Allora... si guarda, si mettono qui e appena avremo i nostri uomini, ragazzi, si parte. Si parte. Ecco già qui i primi uomini. Altro possiamo fare? Penso di no. Cioè non vorrei avere più arcieri. Che come soldati ne ho qua 5 arcieri, 6 cavalieri, galleria. Non penso mi servirà. Quanti? Ah, qui sono altri miei in pratica. Sono questi. Ok, mi prendo io. Lascio qui Gallese a difendere. Mentre io andrò appunto poi da questa zona qui a fare man bassa. Qui ci vuole un po' di tempo. Fammi la... cos'è questa? No, falla prima. Vabbè, ma quello che è fatto è fatto. State con consigli da... accedere arco lungo pure. Fammi la... ok. Abazir, ecco come cura, Abazir re. Mi spada di poco. Oh, ma che è stata a fa? 4. Tu non sei qua, ma chi ti porta con me? Perché mi porta sempre i cittadini che non voglio? Però dai, prima sono fatti, mio dai, 88. Andiamo a fare qui un bel po' di fanteria. Un po' di balestre. Le forze di Matilde colpirono duramente, distruggendo uno degli accampamenti d'assedio di Re Stefano. Andiamo tutti insieme e questo è il gruppo punto 5. Balestrieri, attenzione. C'è tutto uno di loro che è stato qui. Ah, tre stelle hanno questi. Attacchiamo le spalle. Oh, lì qua, lì qua, lì qua, sì. Re Stefano fu avvistato, difeso dai suoi uomini. Per terminare l'assedio, le forze di Matilde dovevano catturare Stefano e sconfiggere il suo esercito. Ah, sta lì Stefano, ok. Ecco lì. Vai fanteria, spostatevi e attaccate. Questi uomini vanno pure qui. Io sto sbagliando però con uno. Sono morti tutti quanti. Uccidiamo Re Stefano, dai. No, sono tutti morti. Mamma mia, ammazza che botta. Io non c'ho più soldati. Non c'ho più soldati. Dovrei pensarci prima a fare più soldati possibili. Dai, su. Ho perso anche moltissimi uomini utilmente. Cavalieri ne ho. Ma che spingarda. Dammi i cavalieri.
Dimmi che non c'è una cavalleria. Ammazza. Ah, com'è la spada F1? Non ci metà di con l'arco. Sono questi ciò. Mi si è fatto una cavolata. Allora, questi uomini. Già oggi. Oh, ti è caduto. Breccia nelle solide mura del castello di Lincoln. Sì. Le forze leali a Matilde dovevano assicurarsi che la fortezza non venisse conquistata. Dai, così, dai che così qua ammazzano lo stevo, magari mi ammazzano. Dai ragazzi, dai uno. Attaccato. Sacrificato e ammazzato Stefano il re, così un re in meno fa molto bene. Attaccate lui. Altri uomini. Il re scappa, maledetto. Oh, questa... Io sto provando a difendermi in qualche modo, però ho fatto una cavolata. E troviamo qui altri uomini. Lo fanno molti di più e poi partire attacco. No. Ammazzate il re Stefano, ammazzate il re Stefano. Vai, vai, vai. Sì, vedete che non mi interessa, basta ammazzo Stefano, sono più contento. Me lo uccidete? Dai, su. Muore Stefano. Oh, cattura Stefano, perfetto. E almeno questo è stato fatto. Gli uomini di Matilde accerchiarono e infine catturarono Stefano. Perché senza questo momento Stefano che veniva così, io avrei vinto. Cioè, lui che mi ha fregato, mi aspettavo un attacco di Stefano così. Cosa che si fa? Oddio, ne arrivano altri. Arrivano tanti altri. C'è un cittadino che va a riparare il tutto. Questi uomini. In realtà non sa fare niente. Capo centrale sta caendo così e non mi sono accorto tutto questo. Vabbè. L'esercito di Re Stefano iniziò a vacillare quando le forze di Matilde colpirono un altro accampamento d'assedio. Perfetto. La Sacquengo sta riparando, molto bene. Quello fa il castello. Ah, finalmente trovato. Fammi cittadini, fammi, dai così, perfetto. Un The Underwood. Si vedono con la giustizia, però torna indietro assolutamente. Dai così, attacca, attacca, attacca. Perché? Perché così? Che sta a fare questo? Ci fa così? Attack, bravo. Arrivano altri da lì. Come buona da qui va. L'esercito del re venne disperso e coloro che non morirono fuggirono. Perfetto, abbiamo vinto. Eccoli Matilde. Le forze di Matilde avevano vinto la battaglia di Lincoln. Ma la lotta per la corona non era finita. La vittoria su Re Stefano presso Lincoln diede a Matilde un bel vantaggio nella lotta per la corona inglese.
Ma negli anni a seguire, le fragili lealtà cambiarono e, sotto la minaccia della cattura, Matilde fu costretta a ritirarsi. Mentre le sue proprietà in Inghilterra venivano attaccate dalle forze del re, spettava a suo figlio, Enrico, mantenere viva la pretesa al trono di Matilde. Quindi abbiamo vinto questa battaglia, ma ora c'è l'assedio di Wallingford, perché dopo Matilde ha dovuto ritirarsi per suo figlio, per motivi che sappiamo, le donne potevano regnare nel Medioevo. Dovevano aspettare circa 200, anzi, 400 anni circa per vedere una regina sul trono inglese, e sarà una grande regina come Elisabetta. Prima ci fu un po' di Mary, Maria Tudor, che non fu scelta la migliore, una cattolica sanguinaria purtroppo, e poi ci sarà Elisabetta, la Vergine di Ferro. Sta di fatto che con questa battaglia abbiamo battuto i nemici, ma ora appunto, chi sono i nemici ora? Matilde e Stefano, per la cosa si sarebbe decisa a Wallingford, perché ancora la battaglia si deve finire, che è stato catturato, però non si è ritirato le sue forze, grande Stefano, complimenti. E vabbè ragazzi, finiamo qui questo episodio di oggi, nel prossimo avremo la serie di Wallingford nel 1153 e forse siamo più della metà, mi ha fatto circa 6 campagne, 7 campagne, quindi 7 battaglie, quindi dovrebbe essere una decina, un bel numero per una campagna solo sui normanni, certo sono curioso di vedere anche gli altri. Ma per appunto qui finiamo l'episodio di oggi, io vi lascio un like, a commentare e dire la vostra. In caso l'abbiate fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per ricevere notifiche dei nuovi video che usciranno. E vi ricordo di seguirmi sul canale Viola, dove farò dei live, e su vari social come Facebook, Instagram e TikTok, così per sapere di più sul mio lavoro e godervi altri contenuti multimediali da me offerti. Noi ci vediamo al prossimo episodio, dal prossimo Terry. Passo e chiudo.